Dall'entroterra alla costa, dai weekend gastronomici di primavera ai week da mare. La Confcommercio prepara la sua rassegna estiva con una partecipazione da record. Ben 17 ristoranti aderiscono alla quinta edizione dei week da mare che ogni giovedì e domenica cena proporranno per tutta l'estate un'offerta culinaria tipicamente territoriale a prezzo calmierato e con il gusto del pesce e dei vini del territorio. Quinta edizione che è stata presentata alla Locanda Taipo di Pesaro. Teniamo conto che i week gastronomici da mare sono la quinta edizione, i weekend gastronomici sono la 39ª edizione, quindi è un fanciullo che sta crescendo, ma sta crescendo bene, tant'è che quest'anno abbiamo il record di ristoranti che partecipano all'iniziativa, sono 17, e si interpone questa manifestazione tra i weekend di primavera e i weekend d'autunno. La manifestazione più gradita da parte dei turisti, ma insomma degli appassionati di gastronomia. D'estate noi abbiamo individuato questa iniziativa per i locali balneari, i locali delle città balneari, della costa, mentre i weekend gastronomici sono per l'entroterra. 17 ristoranti che propongono il loro menù ad un prezzo promozionale. La differenza tra i weekend gastronomici e questa è sostanziale. Intanto non imponiamo noi il prezzo, come facciamo invece per i weekend gastronomici, ma è una scelta libera determinata dalle valutazioni dei singoli ristoratori che possono proporre menù a base di pesce o a base di carne, sempre a un prezzo promozionale ma non fissato da noi. Non sono pranzi, come è il caso dei weekend gastronomici, ma si va a cena e si va a cena nelle giornate meno frequentate durante la settimana, quindi giovedì e la domenica d'estate. E poi altra differenza sostanziale è che mentre nei weekend gastronomici il ristorante partecipa una volta sola per stagione, qui invece può partecipare tutti i giovedì o tutte le domeniche che vuole nei mesi di giugno, luglio e settembre. Abbiamo saltato il mese di agosto perché ovviamente, come si dice, agosto moglie mia non ti conosco e quindi probabilmente non c'era bisogno di un'iniziativa promozionale come questa. Quindi iniziativa, ripeto, giovane, ma con 17 ristoranti prevalentemente di Pesaro, ma anche con una buona partecipazione di Fano e Castel di Mezzo, la taverna del pescatore, si preannuncia, insomma, una manifestazione molto importante da record per quanto riguarda questo specifico segmento. Noi come ente bilaterale da diversi anni che abbiamo abbracciato questo progetto, che noi riteniamo che lo sviluppo del territorio parta anche da una promozione del livello turistico con questo tipo di promozioni. Tant'è vero, noi abbiamo un territorio magnifico e se non lo incominciamo a sviluppare facendo conoscere varie peculiarità con queste promozioni che da anni stanno avendo un diverso successo, possiamo raggiungere quello che noi. L'ente bilaterale, ripeto, è composto da parte sindacale e datoriale. Parte sindacale, io faccio parte della CISL, poi c'è la CGIL, la UIL, la Confcommercio. A noi l'interesse è che lo sviluppo del settore del turismo porti nuovi posti di lavoro e crei più occupazione e prosperità sul territorio.